Lei l'ha capito che cos'è la trise? No, ancora no. La tari, la tasi, che cosa Guardi, sono, quando si pagano? sono tutte tasse che ho imposte, per meglio dire, che non servono in realtà poi a dare respiro ai cittadini. Quindi la cosa triste secondo me è questa, che ci inventiamo e siamo lì a pensare tanto alle sigle, ma poco alla sostanza, poco ai contenuti e poco soprattutto si fa per spiegare alle persone quanti sacrifici devono fare e anche quanto in realtà si dovrebbe aiutare. Cioè, la differenza è Vedremo questa. quante rate sono, ancora non avete idea di questa cosa. Non ne abbiamo ancora idea. Questa mattina, leggendo un articolo del Fatto, a pagina 7, mi sono ritrovata appunto citata. In quanto non avevo risposto adeguatamente alle domande poste da Tommaso Rodano e l'articolo di appunto Rodano e Manolo Lanaro su Tari, Tise, Trise. E un po' sorpresa perché sinceramente pensavo che la moda di tagliare i video fosse soltanto di alcuni programmi a noi ben noti e invece in realtà anche i giornalisti del Fatto Quotidiano hanno adottato questa prassi di taglio dei video e delle dichiarazioni dei parlamentari. È importante dirlo perché ovviamente io ieri mattina sono stata intervistata su queste tasse che stanno all'interno della legge di stabilità e che ancora non sono arrivate alla Camera, perché la legge di stabilità non è ancora approdata alla Camera dei Deputati e quindi noi deputati ci stiamo dividendo ora gli articoli e ancora quindi non è stato votato nulla, anche l'articolo erroneo, non è che i deputati o i senatori non sanno quello che votano, è che ancora non è stato votato nulla. L'esame in commissione ovviamente partirà il prima possibile, speriamo. Noi intanto, come dicevo, ci stiamo già dividendo gli articoli in base alle competenze delle diverse commissioni, c'è una buona parte anche per quanto riguarda la commissione giustizia e un'altra cosa importante sta nel fatto che io appunto in questo video avevo anche raccontato la scaletta della giornata di ieri al giornalista che mi aveva intervistato proprio prima di entrare in aula. C'era Letta che doveva fare le comunicazioni sul Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles e poi ieri abbiamo avuto una giornata particolarmente importante per quanto mi riguarda perché è stata costituita la commissione antimafia e finalmente si è sciolto questo nodo sulla presidenza, il PDL non si è presentato in commissione, quindi la presidente è Rosy Bindi. Io ho svolto le mansioni di segretaria e in contemporanea avevamo anche in Commissione Giustizia l'audizione del commissario straordinario per l'edilizia carceraria, Angelo Sinesio. Quindi, insomma, una giornata particolarmente ricca e ovviamente con votazioni in aula. E questo giusto per farvi capire che i deputati ovviamente conoscono bene ciò che è di loro competenza e si informano soprattutto quando le cose arrivano nelle rispettive commissioni e soprattutto quando arrivano in aula. Quindi non ci sono mancanze da parte nostra, ma semplicemente con tutta la mole di lavoro che c'è è normale che si creino delle differenze soprattutto in base alle competenze di ognuno. Spero che il Fatto Quotidiano riesca insomma a pubblicare video integrali per le prossime volte.